Ciao a tutti e benvenuti! Siete pronti per un nuovo video? Siamo nella rubrica È buono ciò che piace e quindi parleremo di liquidi. Anzi, in realtà parleremo di un liquido, la new entry di una linea già presente che già conosciamo e di cui abbiamo già parlato. Oggi parleremo di crema vaniglia e pistacchio, della linea 01 Vape, ma prima di parlare di qualsiasi cosa, sigla! Everything changes. Eccoci pronti per parlare di questo nuovo liquidino della linea 01 Vape. Eccolo qui. Che ricordiamo essere una linea di liquidi formata da una fusione di produttori di liquidi. Infatti, il prodotto di cui andremo a parlare oggi, ovvero crema di vaniglia e pistacchio, è Bayerun Vapor. Il packaging direi molto molto chiaro, di colore verde, dove troviamo pistacchi e bacche di vaniglia illustrati, e all'interno della confezione troviamo una bottiglia con all'interno 20 ml di aroma, al quale dovremo aggiungere la glicerina. In questo caso abbiamo glicerina proprietaria della linea 01 Vape e ovviamente aggiungere anche l'eventuale nicotina, quella sempre al bisogno. Come sempre, quando vi parlo di liquidi, nella rubrica È buono ciò che piace, li provo precedentemente e di solito mi prendo gli appunti, ma in questo caso stiamo parlando di un liquido e quindi vi dico che l'ho provato in tre diversi sistemi. Li ho provati in sistemi commerciali, ovvero nella G1 che ho qui con me in questo momento, by Vaptio, nella Chroma Z e nella Drag X. Il risultato è stato questo. Anzi, prima me lo svapo e poi ne parliamo. Allora, il profumo della vaniglia è inconfondibile, caldo dal gusto dolce e cremoso, soprattutto nella drag. Apro parentesi, la drag non la tengo mai troppo ad alto wattaggio, perché non mi piace che i liquidi si scaldino troppo. Questo vale per la drag, vale per qualsiasi tipo di sigaretta elettronica o vaporizzatore personale, come lo vogliamo chiamare. Quindi nel caso della Vaptio lo tengo a 15 watt e mezzo, mentre la drag vado sui 35/38, non troppo alta, con una resistenza da 0,3. Quindi, tornando a noi e chiuso la parentesi, in tutti e tre i sistemi la nota che persiste è la vaniglia, mentre il pistacchio, nonostante abbia un gusto ben pronunciato, perché comunque il pistacchio si sente bene, lo percepisco bene durante l'aspirazione, ma poi, come appunto vi dicevo, la vaniglia è quella che rimane, che persiste, ma diciamocelo, la vaniglia, che sia col dolce, che sia col salato, sta bene un po' con tutto. Quindi anche in questo abbinamento pistacchio e vaniglia direi che ci sta, quindi promosso. E quindi con oggi abbiamo aggiunto alla famiglia degli 01 Vape questo crema vaniglia e pistacchio e se lo avete già provato o se lo proverete, ricordatevi di scrivermi nei commenti e dirmi la vostra, sapete che mi fa sempre piacere condividere e scambiare soprattutto opinioni di gusto, senza mai offendere chi ci ha lavorato, questo ci tengo sempre a dirlo, perché comunque è buono ciò che piace. Quindi è arrivato il momento di salutarci, facciamo un'ultima svapata insieme. E vi ricordo che se volete rimanere aggiornati per i prossimi video, mi trovate nei social di Facebook, Instagram e ovviamente su YouTube. Quindi vi rimando al prossimo video, vi mando un bacione, ma soprattutto ciaone! Everything changes.